Come cose con l'addio mercoledì 13 marzo, abbiamo detto poco prima della pausa appunto di quello che è successo ieri durante una commissione del consiglio comunale. Una delle due parti l'abbiamo al telefono perché abbiamo Alessandro De Chirico. Buongiorno De Chirico. Buongiorno, insomma, ho dormito poco. Dormito poco. Allora, diciamo, non so, posso usare una parolaccia anch'io, tanto lei l'ha usata in commissione. De Chirico, ma che cazzo è successo? Cioè, cos'è successo? La commissione era abbastanza concitata, era un seguito di una precedente per discutere di questa nuova delibera Marchio Milano, chiamiamola così, per cui chi deve registrare un marchio, un brevetto, va alla Camera di Commercio e la Camera di Commercio, se c'è il nome Milano all'interno di questo marchio, deve chiedere il parere al Comune, Al comune. recependo una legge nazionale che io trovo illiberale perché Infatti. Allora, si ammazza la libertà d'impresa. Lei De Chirico non è molto d'accordo appunto con questa delibera. Sta di fatto che però ieri, mentre stava discutendo con la consigliera Rienta, insomma, è un attimo sbottato. Me ne dispiace, Oh, ho meno scritto male. una mail stamattina presto perché sicuramente i toni sono stati sopra le righe, però rivendico assolutamente il mio diritto di potermi esprimere. Il video che è stato pubblicato da un giornale è uno stralcio di un paio di minuti, però c'è stata una commissione prima, io stavo facendo il mio intervento, ero in macchina, stavo andando alla riunione tra Però WeBuild. fate troppe cose, fate consigliere. Cioè, se c'è la commissione, fate la commissione. Qui vi fanno fare la destra e sinistra. Dopodiché, poi ha recriminato alla Rienta una cosa che poi stamattina mi ha fatto sorridere quando siamo sentiti il messaggio per organizzare questa telefonata. Perché gli ha recriminato il fatto di andare al parchetto con i bambini. E questa mattina invece noi abbiamo dovuto, giustamente, anzi, viene da dire, impostare la telefonata in base a quando doveva portare a scuola suo figlio all'asilo. Quindi anche lei, comunque, ha queste Sì, incombenze. alle 7 di mattina, ma io non mi permetto di contestare quello che fanno gli altri, ci mancherebbe altro, ma non voglio neanche che mi si faccia la morale e su questo io ho sbottato perché la collega l'anno scorso era collegata in spiaggia, altri facevano la doccia, altri ancora passavano l'aspirapolvere. Io non mi sono mai sognato di dire a un collega cosa deve fare durante una commissione. C'è questa modalità, Cioè, De la Chirico, vogliono scusi, mantenere. mi sta dicendo che ci sono consiglieri comunali che si collegano da sotto la doccia? Non voglio sapere i Beh, nomi, non voglio sapere i nomi, non voglio. lo scorso mandato era uscita, qualcuno si era dimenticato di spegnere la telecamera. Ed era collegato dal bagno a petto nudo, si stava asciugando. Ah, Ma era uscito quindi poi le sui giornali. Ma vabbè, commissioni sono sono meglio di cose. OnlyFans, mi sta dicendo questo, benissimo, No, ok, perfetto, va bene. ma se uno riesce. Io stavo recando nella sede di WeBuild per un incontro con lo studio Arco Associati che ha presentato, grazie a me. Grazie al sottoscritto, uno studio che ha riacceso il dibattito sullo stadio che si era ormai arenato, le squadre sembravano già destinate ad andare via da Milano, quindi stavo lavorando per la comunità, non stavo andando al parchetto a farmi i fatti Ancora, miei, non stavo dica così che lavorando. poi la Rienta si incazza, non dica così del Eh no, parchetto che ma poi. la rienta ogni volta Aveva che iniziato adesso bene, si collegherà. De Chirico, aveva iniziato bene la telefonata, aveva detto che si No, ma dispiace, che si scusa con la questi moralismi, consigliera Rienta. mi sono scusato, ho Ah, mandato ok. una mail alla Rienta, alla collega d'amico, anche al collega Orso, perché io stavo discutendo con lui. La collega d'amico è intervenuta accendendo il microfono senza averne facoltà perché non stava presiedendo. Siccome Chiaro, chiaro. ovviamente lo Posso dire però, stralcio del posso, po video. posso dire però, De Chirico, che forse vi potete beccare di persona e fare queste commissioni di persona, che queste modalità qua, no, cioè, ma litighiamo Sono tra parentesi, tra parenti, litighiamo su anni che WhatsApp, lo cioè. dico, sono anni che lo dico, Fate perché qualcosa, perché comunque non è bello vedere che litigate trovarsi di così. persona, no, ma infatti io mi sono scusato, ieri ero incazzato, scusa il termine, No, no, stamattina li abbiamo sdoganati.
comunque poi mi hanno gettato addosso, ovviamente pubblicando un video, uno stralcio di 2 minuti, poi c'è la registrazione integrale su YouTube della commissione. Voglio dire, io tra l'altro con le colleghe sfido chiunque dei consiglieri comunali che siedono oggi in comune a dire il contrario, che io non abbia un buon rapporto con quasi tutti, cioè sono uno assolutamente questo lo sappiamo. Che dialoga, però poi dopo il fango che ti gettano addosso, ho dovuto chiudere la mia bacheca perché commentano sotto la foto di mio figlio, adesso puoi portarla al parchetto tu, vai al parchetto, perché poi ovviamente mi sono espresso male, dire vai al parchetto, ma poi si sente vergognati, mi viene a fare la morale, quindi si intuisce che io mi riferivo a un episodio specifico, e d'ora in poi con la collega rientra, solo con lei, ogni volta che sarà collegata da un posto non consono, visto che lo rimprovera a me un'altra volta, era già capitato in ospedale. Ma glielo faccio notare con un WhatsApp, non in diretta così, glielo faccio notare con un WhatsApp, cioè scrivetevi tra di voi. Non è edificante. Quando pubblicamente mi si dà del fannulone, tra l'altro stavo raccontando perché sono contro questa delibera. Sì. Perché appunto ammazza la libertà di impresa, e lei diceva l'opposto di quello, mi metteva in bocca l'opposto di quello che stavo dicendo, e quindi su questo purtroppo ho perso le staffe. Io sono una persona impulsiva, ho reagito male, ma di certo non sono un misogino, un maschilista, assolutamente. La mia condotta politica lo dimostra per me. Adesso sono nella tempesta. Speriamo che le cose che farò per la città, infatti. Sono sicuro che insomma sì, è passato, infatti effettivamente il messaggio che lei magari sia un po' stato un po' misogino in quel momento, diciamo che in realtà molto probabilmente il suo poi ci conosciamo De Chirico un po', quindi mi passi questa battuta, il suo brutto carattere sarebbe uscito con chiunque che ci fosse stato dall'altra parte, uomo o donna che fosse. Perfetto. Ok, va bene. Purtroppo è già capitato, ma sono cose che capitano a tutti, e poi si chiede scusa. Vabbè. E si va avanti. L'importante è chiedere scusa. Bravo De Chirico. L'importante è chiedere scusa e capire che insomma magari la prossima volta cerchiamo di tenere dei toni un po' più giusti. Va bene. Peccato che qualcuno abbia mandato in giro il video e non abbia aspettato De Chirico, a bocce ferme. De Chirico, quella roba lì succede ovunque ormai, succede anche al catasto, nell'ufficio, a scuola, succede ovunque. Ho sbagliato e siamo sempre sotto l'occhio del Grande Fratello. E mi sono scusato per i toni e gli epiteti, non per i concetti che ho espresso, che ho ribadito qua, perché io poi non amo i moralisti. Soprattutto se chi vuole moralizzarmi non rispetta le linee di condotta che vuole inculcare agli altri. Ah, mia, che fatica De Chirico, però sempre sulla crina lei, è sempre lì che rischia di scivolare giù. La salviamo noi con la musica, così siamo tranquilli che non mi cadano giù un'altra volta. No, grazie mille però per aver espresso la sua, per aver anche chiesto scusa alla consigliera Rienta. Poi comunque tanto ci risentiremo più avanti, perché sono due i temi interessanti su cui parlare: uno, lo stadio, vogliamo sapere cosa sta succedendo; due, comunque questa delibera che appunto insomma siamo a rischio noi ci chiamiamo Good Morning Milano, siamo a rischio oppure noi siamo salvi? No, perché non è retroattiva. Ah, perfetto, ok, grazie. Però, paradossalmente, se io domani dovessi inventare la chiave a brugola a Milano e mi trovo una persona che mi ha in antipatia, che conosce le mie doti imprenditoriali, mi vuole tarpare le aree all'interno del comune, mi può bloccare. È una roba assurda. Vabbè, speriamo che mettano dei paletti per far capire e far venire le cose un po' più fluide. Grazie mille De Chirico, buona giornata. Grazie, e si vada a godere suo figlio e non gli insulti che arrivano. Lo preparo come tutte le mattine per portare l'asino. Va bene. Da bravo misogeno quale De Chirico, però io cerco di salvarla, lei veramente a volte è indifendibile, c'è poco da fare. Va bene. Grazie De Chirico, buona giornata. Buona giornata.